Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti, vi saluto, vi ringrazio per essere qui, vi porto i saluti del sindaco e vi faccio i miei saluti cari perché oggi è la Domenica delle Palme e vorrei che davvero fosse una domenica in serenità e piacevolmente in compagnia. Quale modo migliore per iniziare questa domenica? Credo che davvero poter ascoltare i propri figli e i propri nipoti metta davvero di buon umore o ci predisponga alla serenità, e quindi questo credo che sia davvero un buon modo per cominciare. Siamo qui in questo percorso che è iniziato già qualche mese fa, è una rassegna musicale che l'amministrazione ha voluto perché ci è sembrato giusto coinvolgere tutte le scuole del territorio e anche le eccellenze del territorio, e la scuola del professor Braga è una di queste, e quindi siamo davvero riconoscenti al professore che ha voluto accogliere la nostra proposta. E vedrete ovviamente suonare i vostri figli, i vostri ragazzi, e noi abbiamo davvero voluto questa rassegna perché crediamo che la musica è indubbiamente un'arte ed è un valore aggiunto importantissimo alla crescita e allo sviluppo dei ragazzi stessi. Tantissimi studi l'hanno dimostrato, e quindi noi oggi siamo davvero felici di poter dare l'opportunità a questi ragazzi di esprimersi, perché la musica è crescita e poter studiare musica significa avere un ricco bagaglio per il futuro, perché sicuramente il professor Bravi mi darà ragione rispondo una porta aperta. Io credo che davvero riuscire a conoscere la musica e riuscire a suonare uno strumento è qualcosa che ci fa compagnia per tutta la vita, e credo davvero che sia una ricchezza indiscussa. Poi crediamo anche che la musica sviluppi il senso dell'armonia, sviluppi tutte le capacità, anche le capacità logiche, perché i bambini che studiano musica, abbiamo tanti studi, l'hanno dimostrato, sono davvero, io direi, più bravi o comunque più capaci di poter affrontare alcune difficoltà. E inoltre i ragazzini, lo vedremo qui oggi, sono anche, imparano non solo ad ascoltare e a parlare nel momento giusto, perché quando si suona anche insieme, giusto maestro, bisogna anche riuscire a rispettare i tempi. Ti interrompo giusto? Solo adesso, non farlo. Io non voglio disturbarti, quindi, ecco. Dal punto di vista musicale. E quindi anche questo aiuta a crescere. E suonare in pubblico già a un'età così, insomma, i nostri ragazzini sono davvero piccoli molti, aiuta a controllare l'ansia, e questo vi assicuro è davvero importante, perché anche questo è un modo per riuscire a essere consapevoli di se stessi, a riuscire a capire il valore di quello che si sta facendo e anche a controllare quelle che sono le emotività. Vi assicuro, io insegno in una scuola, ho la fortuna di insegnare con Mauro, insegniamo nella stessa scuola, e ci accorgiamo davvero che i ragazzi sono davvero tanto sensibili e hanno tanto bisogno di riuscire a valorizzare se stessi e riuscire anche a controllare quelle che sono i propri stati d'animo. La musica aiuta anche a fare questo. Non vi tedio di più, vi auguro ancora una serena domenica e in bocca al lupo ai ragazzi che adesso ascolteremo. Grazie, grazie. Ringrazio l'assessore Arturo per la parola, l'assessore Mili, la casa gentilissima, e diciamo, di dire quello che penso chiaramente anch'io, e speriamo appunto che sia per i ragazzi soprattutto una bellissima giornata. Ovviamente li applaudiremo con energia alla loro presentazione, e
saremo ancora più generosi alla fine della loro esecuzione. Continuiamo con Marta Arcangelo Bosì. Un applauso per Marta. Il prosieguo per noi un brano importantissimo sia per la cultura pianistica che per la cultura, diciamo, sia europea che internazionale, ossia di Johann Sebastian Bach, il preludio di Do maggiore. Thank you.
presentiamo invece Federico Guadagno, che è presso noi. Tra l'altro sto controllando, penso il piano. Presto non trema, nessun problema. Allora, esempio per noi di sempre Frédéric Chopin, il valzer Re bemolle maggiore, opera 64, numero 1. A voi Federico Guadagno. Noi siamo alla fine di questa nostra matinée, ringraziamo ancora l'amministrazione pubblica, io sono molto contento dei risultati dei ragazzi, è stata penso una bellissima finestra sulla nostra attività, mi permetto di dire che potremmo tranquillamente citarci Accademia per quello che abbiamo sentito, ma ovviamente rimaniamo scuola di musica. E ringrazio i ragazzi, sono stati eccezionali. Passo la parola all'assessore che vuole togliermi da questa impasse. No, aspettiamo un attimo. Lei sta riprendendo tutto. Sentiamo. Guarda che devi tagliare. Niente, mi volevo così un po' raccontare le mie emozioni. Io da ragazzina suonavo il pianoforte, l'ho raccontato a Mauro e non ero bravissima. Ci voleva tantissimo impegno e insomma forse ho abbandonato troppo presto e ho ascoltato prima la ragazzina con Bayer e ho rivissuto momenti di esercizi, tantissime ore, per cui Bayer, forse c'era un libro che si chiamava Il senso, ecco. E sono i momenti che bisogna abbattere.
mi sono tornate in mente tutte queste ore di studio, no? di tecnica, perché poi adesso, non so, allora si faceva proprio le dita, dovevano essere a martelletto, adesso non so, forse vi sto raccontando qualcosa che non è più così, perché poi anche le tecniche cambiano, e c'era questa, la mia insegnante che era molto rigida e mi picchiava sulle dita, no? Quando sbagliavo e io piangevo, e forse questo non era metodo giusto per un approccio, no? Così allo studio del pianoforte. Quindi ho delle sensazioni contrastanti, perché da una parte mi piace ascoltare perché sono emozioni piacevoli che tornano, altre volte però il rivivere certe emozioni quando non sono serene fanno ancora un po' male, no? E poi sono andata avanti in questi primi anni di infanzia, e ricordo che la mia insegnante mi diceva: bisogna iniziare in terza elementare. Adesso mi stanno venendo in mente tutte queste cose. In terza elementare perché bisogna conoscere le frazioni. Ecco, questa è un'altra, forse non è più così, mi auguro che non sia più così, perché associavo la musica come studio rigoroso anche alla conoscenza della matematica. Io insegno matematica e anche la matematica però per me alle scuole elementari era un mostro, per cui poi l'ho riscoperta con gli anni, per fortuna ho superato alcune paure, perché insomma le paure poi quando si vincono rendono più forti, no? E quindi associavo questo studio del pianoforte con il solfeggio e con queste frazioni che saltavano dai tre quarti insomma ai sette ottavi, e poi queste crome e biscrome che correvano così, e io le vedevo come tanti insettini che erano scuri e con tante alette, più le alette quando aumentavano mi facevano salire anche l'ansia, perché sapevo di doverle suonare velocemente, per cui insomma non lo so, poi con gli anni si torna indietro e si basta poi poco, no, per riaprire delle finestre sull'infanzia. E poi ho affrontato l'esame di solfeggio anche lì. Ecco, lì insomma anche l'esame di solfeggio, mi ricordo questi battiti, non so, perché prima di andare avanti bisognava fare il solfeggio, poi sto raccontando magari delle cose e forse ancora non è più così, non so, chiedo a chi... Ah, si fa sempre così. E poi dovevo prepararmi per il quinto anno, ma avevo iniziato il quarto ginnasio, e quindi il quarto ginnasio e il quinto anno non andavano molto d'accordo, e allora ricordo dei pomeriggi pesantissimi, perché poi dovevo studiare per il ginnasio e preparare anche le lezioni per andare dall'insegnante, e quindi a quel punto poi ho capito che che basta, avrei archiviato questo tentativo di studio della musica, e quindi, che dire, in questi mesi tutte le domeniche, una domenica al mese sono stata qui tutte le domeniche ad accogliere le varie scuole, e tutte le volte mi sono venute in mente dei ricordi che insomma legati alla mia infanzia, e forse anche quel desiderio di portare avanti uno studio che poi per tanti motivi non sono riuscita a completare, però poi la vita dà la possibilità anche di ritornare indietro e quindi di riviverli con l'emozione dell'ascolto delle ragazzine, così, e anche ritrovare dei ricordi nei libri, in questi libri che sono uguali, ho visto la copertina, è proprio la stessa, vero? È la stessa che avevo io, sì, quelle bordeaux, poi ce n'erano alcune blu, adesso non so, a seconda del... Va bene, niente, io credo che comunque la cosa più bella è che loro avranno la possibilità di suonare per sempre. Io poi ho smesso, però credo che quando poi si riesce così
a superare questi anni di difficoltà, di impegno con l'impegno, poi rimane la possibilità di poter suonare tutte le volte che si avrà voglia di suonare, no? E quindi questa è una cosa bellissima. Ecco, a questo punto è tornato a casa, dopo questo tuffo nel passato, e c'è un ruolo in mezzo. Allora, io non so se la trasmissione sarà il tour come passato, come un pianista come passato. No, comunque io ringrazio l'assessore che mi ha fatto da spalla, è stata gentilissima. L'applauso di avere una figlia così eccezionale. Perdonatemi, un piccolo accenno culturale, ma questo è un pezzo per diciamo, un personaggio come me. E noi ci lamentiamo tanto dell'uso dei cellulari. Credo la professoressa Menino sappia benissimo che è l'ordine del giorno dei prossimi collegi docenti l'uso dei cellulari nelle aule scolastiche. Io ho letto una notizia terribile anche ieri sulla stampa. Ecco, no, non so adesso, non so che cosa chi vuole raccontare. No, cioè, ma l'uso del cellulare. Ecco. Allora, ammesso non concesso che non li vinceremo mai. Cioè, hanno vinto già quelli dei cellulari, è la guerra persa, ve lo dico già, genitori cari, mettetevi la coscienza a posto. La guerra è persa, però c'è un però. Questo signore, che è il pianoforte, quando io studiavo il conservatorio si diceva che ha un'anima, perché le cellule che compongono il legno del pianoforte non sono morte, non sono ancora morte, tanto è vero che gli strumenti più antichi suonano meglio perché finalmente le cellule che compongono le fibre del legno si sono completamente fermate, si muovono, vivono ancora. E allora c'era questa vecchia, questo parlo di, non credo che se ne dica più queste cose in questo momento, il problema è che chiaramente è cambiato il mondo, è cambiata la società, ma noi, io ho avuto la fortuna, credo, se è fortuna, di far parte ancora di quella generazione a cavallo con i cambiamenti della società, che c'erano anche allora per carità, però gli insegnanti che ho incontrato io erano nati nel Novecento, avevano studiato con Toscanini, ho incontrato personaggi che avevano anche la batteria sta dicendo che io devo finire. E c'era questa leggenda che gli strumenti avevano un'anima. No? Quando io entravo nelle classi, magari di passato perché eravamo ragazzi, si entrava nelle classi prima di iniziare la lezione, tutti suonavamo, suonavamo il pianoforte, suonavamo la chitarra, ci divertivamo tutti a suonare. Poi avevamo il nostro strumento con cui si faceva la nostra carriera professionale. E allora io, che ero un po' di più grandicello degli altri, mi mettevo a fare un po' di jazz, era un maestro, diceva, mi ascoltava, uno di questi, mi ricordo il nome, penso che forse adesso mi sbaglierei, parliamo di 30 anni fa. E diceva, faceva suonare, mi ricordo faceva suonare, finisco di fare questa esibizione drammatica di jazz, e dice, sai che è fatto soffrire il pianoforte, perché lui ha un'anima. Oggi ho la presunzione di dire che questo signore che è qua, che ha una sua personalità e che, a differenza dei cellulari, ha una sua storia, una sua vita, oggi l'abbiamo accarezzato, l'abbiamo fatto un attimino non soffrire, ma l'abbiamo reso un pochettino più felice. Certo. Grazie.